Amici di Valbro in Banna Web, ben trovati! Ci troviamo oggi alle Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, in località Vetta. Andiamo oggi alla scoperta di questa meraviglia della natura. Le grotte che stiamo per visitare sono state scoperte nel 1931 da Ermenegildo Zanchi, chiamato il nonno degli abissi. Era un appassionato speleologo di San Pellegrino. Nel 1932 sono state poi aperte al pubblico, divenendo così le prime grotte visitabili in Lombardia. Questa prima galleria è stata scavata nella roccia per agevolare l'ingresso dei turisti nella grotta. O meglio, grotte, perché effettivamente si tratta di tre pozzi, per questo si chiamano Grotte del Sogno. Adesso andiamo a vederle. Queste grotte sono molto particolari perché si sviluppano in verticale, mentre la maggior parte delle grotte visitabili si sviluppano in orizzontale. Qua noi possiamo già vedere alcune meraviglie della natura. In questo caso vediamo questa colonna che è formata dall'unione tra una stallattite e una stallagmite. Qui si vede molto bene la roccia che compone queste grotte, è dolomia. Si tratta di doppio carbonato di calcio, si scioglie molto lentamente. In questo punto è stata in realtà scavato questo cunicolo per consentire il passaggio, quindi non troviamo le compressioni calcaree, ma troviamo la roccia così come si presenta. Abbiamo percorso tutti i 60 metri di queste grotte, da qua si vede il punto in cui Ermenegildo Zanchi si era fatto calare dai suoi amici per venire ad esplorare questa zona. Amici di Valbro in Banna Web, il nostro viaggio nel sottosuolo di San Pellegrino è terminato, ci avviamo adesso verso l'uscita.